Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per la vostra presenza. Questa mattina la Giunta ha deliberato il piano di interventi, piano di rientro che riguarderà il mandato dei prossimi 4 anni di questa amministrazione. Torniamo un po' indietro. Vi ricordate che prima dell'estate la Corte dei Conti ha fatto una verifica sul bilancio 2015, quindi amministrazione precedente, e ha citato e sostanzialmente ha decretato che alla luce di rilevanti elementi di squilibrio accertati sui conti era necessario che il Comune di Torino predisponesse un articolato piano di interventi, che è quello che abbiamo elaborato e approvato questa mattina, oppure valutasse l'eventuale ricorso a quanto previsto dall'articolo 243 bis del TUEL, che è la cosiddetta procedura di predistesto. Quindi noi siamo partiti da una situazione di grandissimo disequilibrio strutturale. La Corte dei Conti, lo ricordo a tutti, cita e parla di entrate sovrastimate negli anni con finanziamento di spese correnti invece certe, parla di una crisi di tesoreria e di cassa di liquidità sempre più forte, che peraltro è stata mitigata negli anni solo grazie all'utilizzo di strumenti straordinari, in questo caso il DL35, che ha permesso di accedere a fondi di cassa. Strumenti con i quali le amministrazioni precedenti non hanno avuto il coraggio né la voglia di risolvere i problemi strutturali dell'ente. Quando ci viene detto più volte da amministratori precedenti che il debito della città è stato ridotto, qualcuno mente. Mente perché se guardiamo i dati, il debito non è stato ridotto. Questo è un esempio. Passa da 2 miliardi e 9 a 3 miliardi e 4. Questo proprio a causa dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per circa 500 milioni di euro. Quindi la città di Torino fa fronte oggi a una situazione di crisi, di difficoltà e soprattutto a un'operazione importante da fare, che è la verità. Noi abbiamo lavorato in questo anno e mezzo per ricostruire quel che è il quadro, insieme anche alla Corte dei Conti, con cui c'è una collaborazione evidentemente, e siamo intenzionati innanzitutto a spiegare qual è la situazione dei conti della città, perché i cittadini hanno il diritto di sapere e chi non ha detto qual era la situazione, ha una grandissima responsabilità nei confronti della sua comunità. Ma raccontare la verità non basta. Noi ci assumiamo la responsabilità di risanare l'ente. È una responsabilità forte, difficile, complessa, che sicuramente non porta consenso. Ma credo che abbiamo un dovere morale nei confronti della nostra comunità di assumerci la responsabilità di mettere veramente in sicurezza i conti della città, perché è una città. Un comune che non ha i conti in ordine non è in grado di garantire i servizi, non è in grado di fare investimenti per i prossimi 5-10 anni. Tutto sarà complesso, non abbiamo dubbi, ma siamo anche convinti che la comunità insieme a noi farà lo sforzo di comprendere e ci aiuterà in questo percorso. Dicevo che le scelte erano due: o proporre sostanzialmente un piano, che è quello che noi abbiamo deciso di fare, oppure andare in predistesto. Politicamente la scelta del predistesto sarebbe stata più semplice, lo dico con grande trasparenza. Sarebbe stato più semplice perché il predistesto è una procedura chiara, nota, che impone una serie di tagli. Penso ad esempio alla retribuzione accessoria che sostanzialmente viene tolta in automatico. Penso a tagli del 25% ai trasferimenti agli enti, quindi ad esempio alla cultura. Penso al fatto che non puoi ovviamente più accedere ai mutui per tutto il periodo. Penso al fatto che è obbligatorio tagliare in modo lineare e quindi ci avrebbe forse anche scaricato la responsabilità perché sostanzialmente non hai più un margine politico nel quale lavorare. Noi abbiamo deciso di non percorrere la strada del predissesto, che peraltro era stata anche identificata come possibilità dalla stessa Corte dei Conti, e di scegliere la strada del piano di rientro. Una scelta, ribadisco, coraggiosa e di grande responsabilità, perché quel piccolo margine politico che noi abbiamo, che ci lascia il piano di rientro, noi lo eserciteremo tutto. E questo significa che noi ci assumeremo la responsabilità di scegliere dove tagliare. L'avevo detto già un anno fa, un sindaco non si diverte a tagliare. E ancora di più non si diverte a farlo utilizzando quel piccolo margine politico che ha. Ma noi crediamo che proprio per evitare gli effetti davvero drammatici del predissesto sulla città fosse doveroso intraprendere questa strada del piano di rientro. Lo faremo con la Giunta, lo faremo con la maggioranza. Il piano che presentiamo, che abbiamo votato oggi in giunta, è un piano appunto che dicevo dura 4 anni, quindi per tutto il periodo del mandato fino al 2021. Il disequilibrio strutturale vale 80 milioni di euro.
Quindi la Corte dei Conti l'ha detto e noi l'abbiamo verificato, anzi con l'aiuto peraltro del direttore finanziario degli uffici che ringrazio, abbiamo un disequilibrio strutturale di 80 milioni di euro, cioè noi oggi finanziamo servizi con 80 milioni di euro che non hanno entrate certe correnti di copertura. Quindi noi in 4 anni dobbiamo andare a sanare questo disequilibrio strutturale di 80 milioni di euro. Che cosa prevede il piano di rientro? Poi credo che potrà dire qualcosa anche l'assessore Rolando. Prevede che vengano istituiti tutta una serie di processi per cui l'effetto del taglio degli 80 milioni di euro non sarà ovviamente tutto sul 2018, ma verrà mitigato con entrate straordinarie. Perché vogliamo mitigare il taglio? Perché l'operazione che deve fare la città, che avrebbero dovuto fare gli amministratori precedenti, è sostanzialmente di rivedere i servizi, ridisegnarli, reinventarsi dei modelli di gestione per far sì che con meno risorse noi saremo in grado di garantire i servizi. Quindi faremo un lavoro di analisi di ciascun servizio con una modalità che si chiama budget zero e valuteremo se alcuni servizi possono essere internalizzati, altri esternalizzati e sulla base del costo ma anche della capacità di erogare quel servizio in modo efficiente e efficace, noi lo ridisegneremo. Il fatto che utilizziamo il piano di rientro ci permette appunto, come dicevo, di utilizzare entrate straordinarie che andranno man mano ovviamente diminuendo e man mano crescerà invece il taglio di spesa corrente per mitigare l'effetto di questi 80 milioni di tagli. Il primo anno è previsto un taglio di spesa corrente di 30 milioni di euro, i restanti 50 verranno coperti invece con entrate straordinarie e così andrà a diminuire il taglio ogni anno su spesa corrente e andrà invece a diminuirsi ovviamente anche l'effetto delle entrate straordinarie. Per questo motivo, oltre alle delibere che è stata approvata lunedì in Consiglio Comunale per quanto riguarda le partecipate all'applicazione del testo Madia, questa mattina la Giunta ha approvato un piano straordinario di alienazioni immobiliari. È stata fatta una ricognizione di tutti i nostri immobili, quindi del nostro patrimonio. È stata prevista l'alienazione di una serie di immobili che ci permetteranno negli anni di avere entrate, ribadisco, straordinarie che vanno a mitigare i tagli. Diciamo, i singoli elementi di questo piano di dismissioni immobiliari sono divisi anche per anni, per cui alcune alienazioni avverranno nel 2018, alcune nel 2019, alcune nel 2020, alcune anche nel 2021, ovviamente in base anche alla complessità della procedura di alienazione e rispetto anche all'immobile stesso. Inizia un percorso di cui questa giunta e questa maggioranza si assume la piena responsabilità. Dobbiamo, credo, però, avere tutti il coraggio e l'onestà intellettuale per dire qual è il punto di partenza. Una città che ha grandissime capacità, professionalità, avrà la capacità di rilanciarsi, ma che sta vivendo una situazione drammatica dal punto di vista dei conti, che non è la stessa di tanti altri enti locali. Noi siamo certi che la strada del piano di rientro sia la strada che permetterà alla città di tornare ad avere un senso di certezza e un senso di sicurezza che permetterà a chi verrà anche dopo di noi di poter fare quelle scelte di maggiore investimento. Quali sono gli effetti del piano di interventi? Ovviamente dobbiamo ridurre la spesa corrente e dobbiamo farlo garantendo uno standard qualitativo dei servizi che vengono erogati, in particolare quelli essenziali. Aumenteremo la riscossione delle entrate in conto competenze e in conto residui. Ricordiamoci che la città di Torino ha in pancia un ammontare di residui vecchi molto alto e quindi noi dovremo, da un lato, migliorare la riscossione, cosa che è già stata fatta peraltro in questo anno, in modo tale da evitare di accumulare nuovi residui e anche recuperare residui vecchi. Vedrete nel piano di rientro, che credo vi sarà consegnato, i dettagli per cui sono state fatte anche delle attività durante quest'anno forti, pensiamo a 60 milioni del governo, di recupero di crediti e residui vecchi. Tutto quello che in questo momento è diritto della città, noi faremo di tutto, parlo ovviamente di crediti, per ottenere questi crediti, perché riteniamo ovviamente che non si possa più far finta di non riscuotere quello che è sostanzialmente un credito della città. Andremo a ridurre l'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria, e quindi il tema ovviamente della liquidità che citavo prima. Andremo a ridurre l'ammontare dei residui attivi, nuovi e vecchi. Andremo a razionalizzare la gestione delle entrate non ricorrenti, questo grazie a quello che vedrete nel piano di dismissioni immobiliari e nel piano delle partecipate. La revisione degli organismi partecipati, credo che ci sia poco da aggiungere, l'abbiamo discussa fino a notte fonda lunedì e quindi ovviamente procederemo con l'attuazione di quella delibera. Dismissioni immobiliari, verrà consegnata la delibera che è stata approvata oggi. Come dicevo, è stata fatta anche un'analisi dei singoli immobili, in alcuni casi è stata prevista la possibilità di intervento con variante urbanistica. Dobbiamo
Dovremmo ridurre l'indebitamento. Col piano di rientro noi prevediamo di non accendere mutui per i primi 2 anni e di poter accendere i mutui dal 2019-2020 in poi. In caso di recessione non sarebbe stato possibile accendere mutui per tutto il periodo, ad esempio. Andremo a risistemare qual è il rapporto anche con le nostre partecipate. Abbiamo ereditato una situazione molto complessa, pensiamo solo ai disallineamenti e alla questione GDP. Abbiamo già deliberato e il Consiglio Comunale ha approvato una serie di atti che rimettono ordine nei rapporti tra Città di Torino e partecipate, e anche questo ovviamente sarà parte del piano di rientro. Era imprescindibile fare questo passo. L'unica scelta era, ribadisco, o pretistestro o piano di rientro. Non abbiamo scelto questa strada, ci impegnerà nei prossimi anni, tant'è che oggi voi vedete il piano di rientro che si andrà a sviluppare con il bilancio di previsione 2018 e quindi troverà attuazione nel bilancio di previsione 2018. È una sfida che cogliamo, ribadisco, con coraggio, senso di responsabilità, ma anche con la grande certezza che è l'unica strada che può permettere di risanare i conti e di permettere quindi alla città di crescere come intera comunità. Io lascerei spazio alle domande. Sì. Se tu vuoi aggiungere qualcosa. No. Domande? Sì, volevo sapere se ho visto anche aumento delle tasse. Questa è una delle differenze tra predissesto e piano di rientro. Abbiamo deciso di andare in piano di rientro, non predissesto, perché in caso di predissesto sarebbero aumentate in automatico tutte le aliquote, ma ricordiamoci una cosa. La città di Torino, ed è questo il motivo per cui abbiamo scelto il piano di rientro, uno dei temi, ha già le aliquote al massimo praticamente su tutto, lo sappiamo. Col predissesto avremmo perso la possibilità di mantenere tutte le esenzioni e tutte le agevolazioni. Ad esempio, ove l'aliquota per motivi sociali, parlo di IMU, non è la più alta, sarebbe scattata al massimo l'aliquota più alta. Questo avrebbe creato un disagio enorme per tutti i soggetti che operano sul nostro territorio dal punto di vista sociale, eccetera, eccetera. Col piano di rientro noi non aumentiamo le aliquote, anche perché sono già al massimo, lo dico per correttezza e anche trasparenza, ma soprattutto riusciamo a mantenere tutte le agevolazioni che oggi ci sono e che tutelano le fasce più deboli. Questo è un elemento che, oltre al tema della retribuzione accessoria, oltre al tema del fatto che sostanzialmente per i dipendenti, che sarebbe invece sostanzialmente andata a perdersi colpa di stesso, è uno degli elementi su cui abbiamo deciso, proprio assumendoci la responsabilità, di utilizzare il piano di rientro e non il piano di stesso. Sì. Io volevo sapere se avete già individuato o comunque avete ragionato di quali potrebbero essere i servizi che potranno essere esternalizzati. In passato, ad esempio, c'era stata un precedente che aveva delle 11 scuole materne che erano state date a un consorzio esterno. Se voi avete già capito dove poter intervenire su una riorganizzazione dei servizi. Gli assessorati stanno ovviamente lavorando ciascuno per le materie di propria competenza e questo lavoro è iniziato e si discuterà nei prossimi mesi, anche perché sarà l'elemento ovviamente fondante rispetto all'approvazione del bilancio di previsione. Il ragionamento è verificare ovviamente ove è possibile avere dei risparmi garantendo il servizio, in alcuni casi di internalizzare, in altri di esternalizzare. Oggi i dettagli non li posso ancora dare. Devo dire che in questo processo è fondamentale l'organizzazione anche della macchina comunale e quindi ovviamente andrà di pari passo. Il nostro obiettivo è, a fronte di 80 milioni in meno di entrate e quindi capacità di spesa, riuscire a garantire gli stessi servizi non avendo più 80 milioni. Considerate, ribadisco, che il bilancio della città vale circa 1,3 miliardi, ma di questi, tolto il personale, che ovviamente è spesa fissa, tolto il rimborso di mutui, tolto quelli che sono i contratti, la spesa discrezionale non arriva a circa 300 milioni, quindi noi parliamo di 80 milioni su 300 milioni, quindi è sicuramente una sfida molto impegnativa, di cui noi ci assumiamo, ribadisco, la responsabilità per quanto riguarda l'affrontarla, come è giusto che sia, perché siamo stati chiamati a guidare la città e quindi ad affrontare i problemi, ma certamente non la responsabilità di averla creata. Sì. Cosa ti dire dell'amministrazione precedente?
Credo che le responsabilità siano in capo a chi ha governato questa città per 30 anni, chi ha fatto finta che i problemi non esistessero negli ultimi 5 anni e chi non ha avuto il coraggio di affrontare la sfida. Ribadisco, questa sfida è sicuramente una sfida che non porta consenso, che non è facile per un sindaco, che porterà grandissima direttiva in città e che probabilmente lascerà una città migliore a chi arriverà dopo di noi. Però questa sfida un partito di governo, una forza di governo deve avere il coraggio di affrontarla. Io faccio un esempio, a parte che non è Chiara Appendino che dice che l'equilibrio, cioè che c'è uno squilibrio strutturale, non lo dice la Corte dei Conti sul bilancio 2015, quindi si potrebbe anche negare quello che dice Chiara Appendino, credo sia difficile negare quello che dice la Corte dei Conti. Probabilmente è più facile raccontare una verità che non è una verità per far finta che i problemi non esistano. Ma io cito il caso del debito. Il debito si dice che si è ridotto, ma in realtà negli anni Fassino si è utilizzata l'anticipazione di tesoreria, che è questo DL35. Permesso a tutti i comuni, quindi ovviamente non si fa nulla di illecito, anzi, però il DL35 che ha permesso di avere un'iniezione di liquidità di 500 milioni di euro vale circa 20 milioni in più di spesa corrente come rientro, come se fosse sostanzialmente un mutuo, fino al 2040. Allora, se noi prendiamo questi 500 milioni e li aggiungiamo al debito, andiamo a 3 miliardi e 4, quindi il debito non è sceso e il costo del debito incide, perché noi abbiamo 20 milioni in più di spesa corrente ogni anno per entrare di questo DL35. Io non imputo, lo dico onestamente, al mio predecessore in particolare la responsabilità di aver creato la situazione in cui noi siamo oggi, perché è chiaro che un disequilibrio strutturale non si crea in un anno. Imputo la responsabilità di non aver raccontato la verità, di aver nascosto e di non aver affrontato i problemi. Credo che un amministratore debba avere il coraggio di dire le cose come stanno e di affrontarle. Questa credo sia la più grande responsabilità, ma peraltro l'ho già detto in aula anche in dibattito consigliare un annetto fa. Sì, allora volevo capire una cosa sugli 80 milioni. Voi recupererete dalle spese 30 milioni il primo anno e quindi altri 50 negli altri 3 anni. I nuovi numeri giusti solo per non dire. Allora, noi abbiamo appunto questo disequilibrio di 80 che. No, non ce l'ho io. Comunque 30, 20, 15, 15. Allora, l'effetto più grosso è sul 2018, quindi che sono 30. Poi sono 20, 15 e 15. Quindi primo anno, faccio esempio 2018, noi primo anno dovremo appunto andare a incidere su 30 milioni di spesa corrente, il delta dei 50 lo copriremo come entrata straordinaria. Ma siccome la Corte dei Conti dice alla città di Torino, giustamente, che noi dobbiamo essere in equilibrio strutturale, quindi non possiamo pensare che i prossimi 10 anni i servizi si basano su entrate straordinarie, noi andremo man mano a ridisegnare i servizi, a ridurre la spesa in modo tale da poter garantire i servizi senza le entrate straordinarie. Quindi andrà ovviamente calando negli anni. Ha detto che col predistesto dovevate bloccare gli stipendi accessori. Questo vuol dire che non saranno bloccati in assoluto o per esempio sui dirigenti farete comunque qualche piccolo intervento? Allora, col predistesto per quanto riguarda il personale era sostanzialmente cioè il blocco delle assunzioni per tutto il periodo, salvo ovviamente l'autorizzazione, perché in realtà il processo del predistesto prevede sostanzialmente una commissione a Roma, per cui le delibere per essere esecutive in alcuni casi devono essere approvate da Roma, una sorta di mini commissariamento, anzi neanche tanto mini devo dire, e decadeva totalmente la retribuzione accessoria. Per quanto riguarda il piano di rientro, noi prevediamo in questo piano di bloccare le assunzioni per il 2018, usare il 2018 per fare alcuni concorsi dove ci sono in particolare alcune difficoltà forti, abbiamo in mente ad esempio la Polizia Municipale, e procedere dal 2019 a poter riassumere, anche se ovviamente in quantitativi molto ridotti. Nel caso del piano di rientro, nel caso del predissesto, tutta la parte di retribuzione accessoria non c'era alcuna possibilità ovviamente di decadeva e neanche di discutere perché decadeva in toto. Per quanto riguarda invece il piano di rientro, ad oggi non è previsto ovviamente un intervento diretto per quanto riguarda la retribuzione accessoria, ci sarà ovviamente una dialettica che porterà avanti il dottor Ferrari nell'ambito del piano di rientro, però non c'è alcun intervento previsto che nell'immediato
vada a incidere su quella che è l'attribuzione accessoria, cosa che invece sarebbe accaduto con il piano di rientro. Questo non significa che si dovrà aprire una dialettica per quanto riguarda il direttore del personale e ovviamente i sindacati per capire se possono esserci degli interventi ovviamente da poter attuare nell'ambito dei 4 anni del piano, però nel 2018 non è previsto. Sì. Prima ha parlato di una serie di immobili che andranno a mitigare i tagli. Volevo capire se nel piano è già stato detto quanti sono questi immobili e quali sono. È stata approvata, ve la daremo perché è un elenco, una delibera questa mattina è giunta insieme al piano, una delibera a parte con tutto l'elenco dei singoli immobili, il valore degli immobili e anche quale può essere l'intervento effettuato sull'immobile stesso. Nel piano di rientro e nella delibera specifica rispetto al patrimonio sono divisi per anni, per cui noi abbiamo le entrate che vogliamo rifare nel 2018 da alcuni immobili, 19 alcuni immobili, che è la parte che ci permette di garantire sul piano di rientro le entrate straordinarie per mitigare i tagli. Quindi ovviamente le cose vanno di pari passo. Quanto vale questo? 75 milioni. Quanto vale questo? 73 milioni vale il pacchetto del patrimonio. Grazie a tutti e sono due, allora, il piano di rientro ha 3 gambe, taglio di spesa corrente, dismissione, sì, arriva, taglio di spesa corrente, nell'ambito di 80, dismissioni di partecipate e dismissioni di patrimonio. Dismissioni partecipate abbiamo discusso, la conoscete, dismissione immobili, quella che abbiamo approvato stamattina, ed è un pacchetto che vale circa 70 milioni di euro ed è diviso per anni. Anche lì, perché ovviamente è l'elemento che permette dall'altra parte di mitigare i tagli. I 50 milioni di spese straordinarie sono composti esclusivamente dai immobili e partecipati. Di entrate straordinarie, sì. Sono immobili e certo. Sì. Le entrate straordinarie quindi arrivano dalla dimissione di immobili e partecipati. Noi abbiamo entrate correnti che sono sostanzialmente le tasse e quindi ovviamente quelle finanziano spesa corrente, e entrate straordinarie che sono entrate che non si realizzano in modo. Quindi le entrate straordinarie sono entrate sostanzialmente di dismissioni di partecipati, dismissioni di patrimonio, poi ci sono, possono esserci altre piccole cose tipo oneri di urbanizzazione, però sono entrate sostanzialmente che avvengono in una tantum. Grazie a tutti, buona giornata.